In India si ha la sensazione che l'eternità ti osservi dall'alto. Non considerano il tempo in modo lineare come noi e la loro vita, in assenza del tempo, si ripropone ciclicamente. Già, il tempo. Quando devono menzionare il loro giocatore di calcio più forte di sempre, non lo indicano come il giocatore del secolo, ma del millennio. Il nostro viaggio sulle strade del calcio comincia qua. Another thing coming undone, and it's taking us over. We don't bleed and we don't fight. Go ahead, go ahead, throw your arms in the air tonight. We don't bleed and we don't fight. Go ahead, go ahead, lose our shirt. La più antica competizione del gioco del calcio è ovviamente la Football Association Cup, la Coppa d'Inghilterra, e la seconda, ancora più ovviamente, quella scozzese. Ma la terza, che si gioca ininterrottamente dal 1893, è la Durand Cup. Anche Durand era un inglese e per di più molto importante. Non a caso porta il suo nome, la Durand Line, il confine che separa il Pakistan dall'Afghanistan, quello bollente attraversato tante volte da Bin Laden in entrambi i sensi, che lui disegnò insieme all'emiro afghano, all'epoca suo alleato. Ma se una coppa è intitolata a un uomo che ha vissuto così tanto in Oriente, non è che per caso quella coppa si gioca in Oriente? Quando si viene da queste parti del mondo è lecito pensare che non tutto è chiaro dall'inizio, se no come mi spieghereste? Questa è la Iron Pillar, la colonna di ferro. Le iscrizioni ci dicono che è del periodo Gupta, quindi è lì da almeno 1500 anni. E quindi si è fatta almeno 1500 stagioni monsoniche. E com'è che non ha un singolo segno di ruggine? Perché siamo in India, e sì, la Durand Cup si gioca in India. E quando si entra in India ci aiutano loro con un termine Maya, comune sia all'induismo che al buddismo. La traduzione forse è illusione. Perché quando siamo qui, non necessariamente quello che è quello che appare, e viceversa, anche nel calcio. Gli inglesi nel subcontinente indiano ci arrivarono per motivi commerciali, seguendo i portoghesi, i francesi e gli olandesi. Ma con la Compagnia delle Indie Orientali presero subito il controllo, con la regina molto compiaciuta. E iniziò il cosiddetto British Raj, ovvero sia, prendendo dalla parola locale Raj, dominio, il dominio degli inglesi. Durerà fino al 1947. Ma seguendo la dottrina di Lord Curzon, gli inglesi si accorsero quasi subito che non potevano pensare di dominare i milioni di persone che vivono da queste parti con l'uso delle armi e solo quelle. Dovevano creare anche una sorta di società anglo-indiana. Gli inglesi non sono gli spagnoli, Ignazio de Loyola e la Compagnia di Gesù in Inghilterra non sarebbero mai nati, non gli interessa evangelizzare, ma creare dei cittadini sì. Quindi allargano anche al campo degli sport il loro impatto culturale. I giovani indiani cominciano a giocare a cricket, a hockey su prato con grandissimi risultati e poi anche a calcio. Sul come, però, ancora una volta abbiamo bisogno di spezie indiane perché le storie sono troppo belle, troppo particolari, troppo uniche. Nagendra Sarbadikari, 1877, è un bambino che sta camminando per il centro di Calcutta insieme a sua madre. Vede una zuffa con pallone, o perlomeno quella è la sua impressione, e ne è subito attratto. In realtà sono inglesi che stanno giocando a calcio. La mamma lo strattona per portarlo via, dicendogli: ma questi non ci vogliono vedere e noi non vogliamo vedere loro.
Siccome è una storia indiana, la palla gli finisce immediatamente tra i piedi e lui la calcia. È un'autentica vocazione. Corre al suo ginnasio, lo Hare High School, e dice agli altri: ho capito cosa faremo nelle prossime settimane. Imparremo a giocare a calcio. E nel 1877 si gioca la prima partita. L'altra storia invece è più vicino al concetto inglese di educazione allo sport. E dobbiamo andare in Kashmir. È una delle zone più belle del mondo. Infatti se la contendono gli indiani, i pakistani e adesso sono arrivati per il triangolare anche i cinesi. Fino a qualche anno fa indiani e pakistani si scambiavano una cannonata ogni mattina. Buongiorno, ci siete? Pum. Sì, eccoci, pum. Adesso con i cinesi la faccenda si complica. Lì insegnava un certo Brisco, un uomo ovviamente illuminato. Ha a disposizione una classe di giovani bramini e gli vuole insegnare a giocare a calcio. Ho usato la terminologia bramini che ci obbliga a fare un piccolo passo all'interno del sistema castale. Le caste sono più di 3500 ed è abbastanza inverosimile constatare un fenomeno così astorico, ovvero sia che si oppone alla storia e al suo mutamento con la propria realtà pressoché immutabile. Il termine caste però non lo dobbiamo agli indiani che non lo hanno, bensì ai portoghesi come Bombay, Boa Bahia. Il termine che gli indiani usano è Varna, che deriva dal sanscrito. Le Varna sono quattro. I Bramini, legati al mondo del clero. I Kshatriya, legati al mondo dei guerrieri. I Vaishyas, come lo era Gandhi, legati al mondo, diciamo così, commerciale. E gli Shudras, che sono i contadini e poi gli operai. I Bramini e gli Kshatriya sono i più importanti, perché vuol dire che si sono reincarnati in forma umana almeno due volte. I bramini, che stanno sopra tutti, sono per lo più vegetariani e hanno un'osservanza molto stretta del precetto. Torniamo al professor Brisco, perché il suo problema è proprio questo. I ragazzi bramini gli chiedono subito: professore, ci scusi, come vi siete procurati quel pallone? Come lo avete costruito? Beh, con il cuoio, ragazzi. E il cuoio da dove deriva? Dagli animali. Professore, noi non giochiamo a questo gioco, quel pallone è impuro. Il prof la prese non male, malissimo, e chiamò altri colleghi che con fare minaccioso dissero ai ragazzi: pallone o non pallone, adesso giocate. I giovani mancarono il pallone un po' perché erano scarsi, un po' perché intenzionalmente non lo volevano colpire, finché uno di loro lo prese in faccia, era contaminato. La partita finì subito dopo, ma è probabile che sia questa la prima partita giocata da ragazzi indiani al gioco del calcio. Ora però aver formato dei giovani che potessero opporsi agli inglesi sia a livello fisico che a livello culturale aveva creato l'humus perché questi o il loro figlio o i loro nipoti prima o poi avrebbero chiesto l'indipendenza. È un periodo storico straordinario. I ragazzi hanno capito che giocare a calcio e a cricket è il modo per far vedere agli inglesi che fra un po' saranno liberi e la storia da adesso si fa particolarmente interessante. Succede tutto a Calcutta, la grande capitale. Ci sono i giovani indipendentisti, ci sono i soldati che si ammutinano e soprattutto sono due squadre di calcio di alto livello, nate prima di quando sia nato il Genoa da noi. Una è il Mohunbagan, letteralmente il dolce gruppo, questa è legata ai giovani induisti, e l'altra sono i Mohammedans, legata ai giovani islamici. Nel 2001 gli indiani hanno candidato come miglior film straniero all'Oscar La Gan, una storia di cricket, improbabili ragazzi che battono in una partita abbastanza cinematografica un reggimento inglese. Mi ricordo la prima a Locarno, eravamo in 8000 in Piazza Grande e nessuno è riuscito per tre ore a tenere le gambe ferme, ma quella era fiction, questa è realtà, perché nel 1911 per la finale della Indian Football Association Shield il Bagan è in campo contro l'East Yorkshire, partita sulla carta, impossibile. Che non sia però una gara come gli altri per via del luogo, il Maidan di Calcutta, il periodo e anche il contesto. Ce ne si accorge perché arrivano in 80.000 a vederla. Voi direte: ma perché nel 1911 a Calcutta avevano uno stadio di 80.000 persone? Assolutamente no, lo stadio era forse da 10.000 e nella tribunetta c'erano tante eleganti signore inglesi. Gli alberi erano pieni
e in tantissimi, forse 70.000, neanche la videro la partita. Non importa, bisognava esserci. Come si poteva comunicare a chi non era in grado di vedere la partita l'andamento della stessa? E qui avete bisogno della fantasia degli indiani, con gli aquiloni. Aquilone nero, gli inglesi in vantaggio. Aquiloni con i colori del Baganna, ovvero sia granata e verde, gol del Baganna. I ragazzi erano andati al grande tempio della Dea Kali la mattina. Per qualche motivo i calciatori vogliono essere protetti da lei. È una delle rappresentazioni femminili delle compagne di Shiva. È nera, forte, terrena, dominante. I giocatori con i tikala rossi messi sul chakra del pensiero libero e chiaro, entrano in campo. Non è facile per loro giocare questa gara. Il terreno è secco, loro sono scalzi e gli inglesi sono molto forti. Come detto, passano in vantaggio, aquilone nero, ma inizia la grande rimonta. Baduri, il capitano, impatta, aquilone granata e verde. E poi su un suo tiro Ghosh segna il gol del 2-1. È il trionfo. I giocatori non sono nemmeno pronti probabilmente a quell'emozione, vengono trascinati fuori dallo stadio e portati in carrozza fino a Wellington Square. Qualcuno avvicina i giocatori e dice: questo è a posto, ma quella, indicando la Union Jack, ovvero sia la bandiera del Regno Unito. Ma questa è l'India, il luogo della ciclicità. Il Bagan è stato fondato il 15 agosto e il 15 agosto del 1947 Nehru a Delhi dichiarerà l'indipendenza del paese. Quel tipo di partita crea la strada per il confronto tra gli indiani e gli inglesi. Re Giorgio V intuisce che è meglio portar via la capitale da Calcutta e decide che sarà qui a Delhi, che da qui fino alla presunta eternità gli inglesi proveranno a regnare ancora contro gli indiani, che però ormai hanno acquisito una consapevolezza che non avevano mai avuto prima. Il corvo, per usare un'espressione indiana, volò 1300 km da Calcutta a Delhi per motivi amministrativi, ma non per motivi calcistici, perché Calcutta era ed è la capitale del calcio indiano. Anche se qui a Delhi costruirono il National Stadium, che dà origine allo Stadio Nehru, dove ci troviamo in questo momento. Nel frattempo a Calcutta le grandi squadre erano diventate tre, ma la squadra più forte negli anni 30-40 è quella islamica, il Mohammedan, che vince il titolo per 7 stagioni consecutive. Hanno una squadra fortissima, il loro capitano è destinato a diventare il ministro della sanità nel primo governo pakistano del 1947, ma il giocatore più forte è Salim, l'ala destra. Salim nel 1936 è l'esterno della nazionale indiana che incontra i cinesi che sono sulla strada per andare a Berlino, dove verranno presi a pallate alle Olimpiadi del 36. A vedere la partita è arrivato dall'Inghilterra anche il fratello di Salim, che vede il suo fratello maggiore fare quello che vuole contro i cinesi. Certo, vedendo i terzini cinesi di oggi, posso immaginare che nel 36 non fossero del tutto insuperabili, ma è evidente che Salim ha qualcosa in più. E suo fratello lo abbraccia alla fine partita e gli dice: stammi a sentire, tu sei pronto. Pronto per cosa? Pronto per andare a giocare di là dove? In Gran Bretagna. Non stava scherzando il fratello di Salim, chiama tutti quanti. E l'unica squadra da cui non riceve un no secco secco è il Celtic, che dice: beh, diamogli un'occhiata a questo indiano. All'epoca non si passava facendo scalo dagli Emirati Arabi, perché negli anni 30 erano sostanzialmente solo sabbia. Si arrivava al Cairo, grande centro di cultura araba, da lì si volava a Londra e da lì in treno a Glasgow. Il Celtic del 1936 è il Celtic di Willie Mailey. Quante volte abbiamo usato l'espressione «Ah, cosa avrei dato per essere lì in quel momento?» Ecco, io la gioco qua. Willie Mailey non è l'allenatore del Celtic. Willie Mailey è la storia del Celtic. Giocatore dell'Ottocento e poi dal 1897 al 1940 l'allenatore della squadra.
sono 43 anni di panchina. Attenzione, non esattamente di panchina, perché Meili la partita non l'allenava da bordo campo, anzi non l'allenava proprio perché stava in tribuna. I giocatori sapevano dai giornali se sarebbero stati in campo o meno, e in generale non è che spiegasse molto, ma questo non gli ha impedito di diventare l'allenatore più vincente della storia scozzese e direi della storia del calcio mondiale. Immaginatevi la scena, siamo in pre-season, quindi è luglio, e Meili, che nel 36 ha già vinto tutto tante volte, si vede arrivare Salim, 30 anni, scuro, 1,60, musulmano, nella scuola più cattolica del mondo, ma soprattutto scalzo. E attenzione, alle mie spalle i giocatori indiani, appena si ferma la palla, le scarpe se le toglie. Meili guarda Salim e dice: ma signori, mi state prendendo in giro? Ritorna il fratello che dice: mister, per favore, gli dia un'occhiata, cosa gli costa? Partitella d'allenamento, tre assistenti allenatori, dopo un quarto d'ora Meili non ha ancora detto niente, gli assistenti lo prendono per un gran segno, e lo è, vuol dire che questo gli è piaciuto. Infatti fa un segno con la mano, vuol dire contratto, e tre giorni dopo esordio con la maglia bianco-verde a striscia orizzontale. Ne gioca due di partite, nella prima vincono 5-1, nella seconda 7-1. Il titolo di giornale di Glasgow dopo la seconda è 10 incredibili dita in libertà. Adesso ti spiego perché. Indipendentemente dal fatto che gli altri giocatori in campo abbiano le scarpe, Salim gioca scalzo ed è titolare di questa magia. È in grado di tenere il pallone in equilibrio sull'alluce, che posso immaginare sovradimensionato, e poi, ingolosendo il movimento del difensore, fa scorrere la palla sulle altre quattro dita e la rovescia sulla testa del difensore, di cui, francamente, perde le tracce. Diventa assolutamente il beniamino di tutti quanti. E a questo punto il contratto c'è, è definitivo. Il problema è che stiamo giocando la cosiddetta pre-season, il che vuol dire che è tardo luglio, inizio agosto. Piove tutti i giorni, ma poco. Poi però inizia la season e si va verso l'autunno. E in Scozia piove praticamente tutti i giorni e i campi sono fangosi. Salim non vuole giocare con le scarpe, ma perde il 50%, alle volte anche il 90% della sua efficacia. E dice al suo allenatore: io torno a Calcutta. Anche questa volta Meili non parlò e fece un altro gesto che voleva dire: questo deve restare. E infatti il Celtic organizza una partita benefica dove gli dice: per cercare di convincerlo, un decimo dei proventi di quella partita sono tuoi. Salim, che non ha la più pallida idea di che cosa costi un biglietto per entrare alla Parkhead, dice: ma no, non importa, diamoli ai bambini, diamoli a chi ha realmente bisogno. Dopo la partita gli consegnano una busta. Ci sono dentro 1.800 sterline dell'epoca, che sono 1.800 sterline in più di quello che aveva guadagnato fino allora. Ma Salim ha un cuore di quelli sovradimensionati e mantenne la parola, diede i soldi ai bambini dei quartieri poveri di Glasgow e tornò a Calcutta. 30 anni dopo, suo figlio scrisse una lettera al Celtic. Il Celtic era diventata la prima squadra britannica ad essere campione d'Europa in una partita del 1967. Molto difficile da giocare per Sandrino Mazzola, che segnò il gol dell'1-0 sul campo dove suo padre, 18 anni prima, aveva giocato la sua ultima partita. Al Celtic hanno dei grandi ideali e infatti la richiesta del figlio di Salim fu: per favore, mio papà non sta tanto bene, anzi sta veramente male, potreste mandare un aiuto? E il Celtic mandò per posta 100 sterline di allora per le prime spese mediche. Ma non era quello il vero obiettivo del figlio di Salim. Il vero obiettivo del figlio di Salim era sapere se ancora la memoria di suo padre era forte a Parkhead, e la risposta fu di quelle che non lasciano adito a nessun dubbio, anche perché, parliamoci chiaro, 70 anni prima di Ronaldinho, l'elastico industano, chi l'aveva mai visto? On the moon, we could walk forever.
Nella storia sportiva di una nazione può succedere che un determinato giorno la dea bendata metta un anello al dito al talento e si creino delle condizioni mai viste prima. Nel calcio, in India, succede negli anni 40. Per la verità, in India succede tutto negli anni 40. Nel 1947 Lord Mountbatten, qui a Nuova Delhi, firma il trattato di indipendenza. Il trattato però liberò una parte della terra che mai sarà chiamata India, che subito però abbracciò le idee degli inglesi e si autoimpose una democrazia, ma i problemi erano semi-insormontabili. Bisognava contemplare tutte le nature del paese. Ve ne accorgete dalla bandiera, che ha sia il colore dell'India, che quello dell'Islam, che quello del mondo induista, e in mezzo la ruota del Dharma con 24 raggi, la legge universale. L'altro problema era quello della lingua. La Costituzione ne riconosceva e riconosce 12, e quale diventerà la lingua nazionale? Gandhi spinse per l'Hindustan, che era la lingua, diciamo, più diffusa nelle classi popolari, ma l'industano non passò il test. Delle tre lingue del Grande Nord fu scelto l'hindi, che curiosamente il presidente Nehru non parlava, perché egli parlava in Urdu, che diventerà la lingua del Pakistan. Credo di avervi vagamente delineato quanti problemi potessero incontrare da queste parti, ma c'era una grande consolazione, oltre alla grande forza vitale del paese, la nazionale di calcio. Ruotava attorno a un certo Sailen Manna. Sailen Manna ha giocato per 19 anni nel grande club di Calcutta, il Mohun Bagan. Totale dei suoi guadagni 20 centesimi di dollaro, ma non ha mai cominciato a mangiare un giorno al tavolo se non mangiavano anche i suoi compagni di squadra. Era un capitano, centrale difensivo, che giocava con la testa alta, che era semi insuperabile nelle situazioni di uno contro uno e che calciava di destra e sinistro a 40-50 metri, ovviamente scalzo. È lui il capitano della squadra che nel 1948 arriva a Londra per giocare alle Olimpiadi. Per il calcio non sono delle Olimpiadi secondarie, perché non si giocava dal Mondiale del 38, e quello era un, diciamo, anticipo di quello che sarebbe successo in Brasile nel 50. L'India arriva alla semifinale, che gioca contro la Francia. Non si giocò a Wembley, come tante volte si è detto, bensì a Ilford, su un campo di cricket, e la partita è stupenda. Gli indiani nella prima ora dominano incontrastati. Il risultato è 1-1, hanno due calci di rigore, il primo lo sbaglia Manna, il secondo Manna non si sente di tirarlo, non da grande capitano, e lo sbaglia alla sinistra. Nel finale i francesi vincono, grazie a un gol al 90° minuto. È strano però, è una grande squadra questa qua dell'India degli anni 40, ma negli ultimi 20 minuti piglia una quantità sorprendente di gol. Potrebbe essere una spiegazione che in India le partite durano soltanto 50 minuti? Potrebbe. La squadra del grande capitano, scalza, che tiene i francesi sino all'ultimo minuto, fa il giro dell'Inghilterra. La partita la vede Margaret. Margaret è la principessa Margaret, sorella di Elisabetta e figlia di Giorgio VI. È strana sta ragazza, è 1,58, rotondetta, molto sexy e molto più bella di quanto siano gli Windsor. Pretende da suo papà, il re che tiene per un filo, di conoscere il capitano. Re Giorgio dice, beh, il capitano del nostro otto di canottaggio. No, 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 papà, il capitano dell'India, che il giorno dopo viene a Buckingham Palace a prendersi il tè con gli scones. Margaret, che è, diciamo così, procace, gli domanda, ma lei è un eroe, come fa a giocare senza scarpe? E la risposta del grande capitano ci parla della nuova India. Avrebbe potuto dire quello che pensava, ovvero sia che spesso i giocatori con cui ha giocato non se lo potevano permettere un paio di scarpe, ma invece gli risponde che è molto meglio giocare senza scarpe perché il controllo di palla migliora. E poi, giocare su un terreno come quello, per chi è abituato a giocare su pietra e pezzi di vetro, è del tutto normale che si trovino meglio i giocatori. E infatti l'India ha giocato una partita memorabile. La situazione degli Windsor è abbastanza difficile. Si dice che in natura esistano due categorie, nel regno animale le anatre e nel regno umano gli Windsor stessi, che maltrattano il primogenito. È esattamente quello che è successo. Il re non doveva essere Giorgio VI, bensì Edoardo VIII, che si fa un anno sul trono d'Inghilterra, ma poi si invaghisce di un'avventuriera americana al secondo divorzio che vorrebbe sposare. Dai tempi di Enrico VIII, se sei il re d'Inghilterra, sei anche a capo della chiesa anglicana. Difficile avere due mogli americane divorziate, ma tra la corona e l'americana sceglie l'americana. Scappa in Francia, dove
finirà male tra tanto champagne e pochi sensi di colpa. Quindi prende il controllo della situazione Giorgio VI, il papà di Elisabetta, che è ancora adesso la stanza migliore a Buckingham Palace, e della sua sorellina Margaret. Giorgio, forse l'avete visto, il re riluttante e balbettante, perché lo ha dipinto perfettamente nel discorso del re, Colin Firth. L'India è una grande realtà, tornano a casa e si sentono i padroni dell'Asia calcistica e infatti si qualificano per i mondiali del 50, ma a quei mondiali l'India non andrà mai. I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. A quel tè delle 5 a Buckingham Palace non c'erano solo le principesse. Successivamente è arrivato anche lui, il re Giorgio VI, il quale ebbe la non brillantissima idea di chiedere al grande capitano Manna: senta Manna, potrebbe alzarsi il pantalone e farmi vedere se per caso ha le gambe d'acciaio? Con risata. Manna consentì, ma credo che in linea di massima nella sua mente scorresse un pensiero tipo: e noi questo fino a qualche mese fa lo dovevamo anche chiamare imperatore? Adesso però gli indiani dal 47 non devono chiamare più nessuno né re né imperatore, sono diventati automaticamente la più grande democrazia del mondo. Jinnah, il leader islamico, annuncia la partizione, ovvero sia parte degli abitanti del subcontinente indiano fonderanno un nuovo stato chiamato Pakistan, la terra degli uomini puri. Nel passare da un luogo all'altro del subcontinente indiano, Hindu, Sikh e Islam si incontrano e non è un momento gioioso. Sulla terra restano come minimo 500.000 morti, ma è probabile che fossero molti di più. È una democrazia difficile la loro, non potrebbe essere altrimenti. E la faccenda si complica qui, alla Birla House, in una fredda mattina, fredda per gli standard locali ovviamente, del gennaio del 1948. Il Mahatma Gandhi è ospite della famiglia ricchissima, gli Agnelli dell'epoca in India. Entra da quel cancello, sorretto dalle due nipoti, Abba e Manu. È qui per una mattinata di preghiera. È veramente il Mahatma, è veramente la grande anima del paese. Ma non riuscirà mai a iniziarla quella preghiera, perché verrà freddato con 3 colpi di pistola da un certo Godse, si dice un nazionalista hindu, probabilmente, anzi quasi certamente, l'esecutore di un piano altrui. Muore invocando Hey Ram, ovvero sia Rama, è un visnuista e quindi ha particolare devozione per le reincarnazioni del Vishnu. Quindi Rama, Krishna e per gli hindu anche il Buddha storico, il Buddha Sakyamuni, che è l'ultima. All'epoca non c'erano le CNN, le breaking news, c'erano le radio e il presidente Nehru a tutti quelli che erano in ascolto dice: signori, oggi per l'India si è spenta la luce. Gandhi pagava un po' per aver pensato nella sua immensa tolleranza, non soltanto umana ma anche religiosa, a una grande India dove tutte le confessioni potessero vivere assieme. Ma forse pagò ancora di più che dopo la divisione del 47 aveva tollerato la presenza di altri musulmani in quella che adesso andava chiamata India. Ma allora, se questa è una democrazia così grande ma così fragile, se questa è una democrazia così nuova ma anche così vitale, che cosa c'è di meglio del mondiale del 1950? Hai una buona squadra e, come abbiamo visto in tante storie, tutti gli stati neonati vogliono che la nazionale aiuti a creare un'identità. Tutto perfetto, sono qualificati e, come abbiamo visto nel 48, possono giocare con le squadre europee, eppure non ci vanno. Sono inseriti nel gruppo 10 delle qualificazioni dei mondiali. Ma qui dobbiamo fare un passo indietro. Il capitano, il grande capitano, che tra l'altro dopo la morte occorsa nel 2012 è stato cremato e le sue ceneri sono state fatte scorrere su un fiume affluente del Gange perché arrivassero fino al fiume sacro dove ogni indiano indù vuole finire in qualche modo, ha raccontato, dopo che gli indiani si sono accorti di avere un tremendo presente ma un più che discreto passato,
che loro non sapevano neanche di doverci andare a questo mondiale. Come? E scusatemi, le qualificazioni? Non hanno giocato neanche una partita. L'Oriente post-bellico è in grande movimento. I giapponesi che vorrebbero andarci, e come al mondiale, non ci possono andare perché sono squalificati dall'organismo internazionale in quanto istigatori della seconda guerra mondiale. I coreani sono all'interno della più sanguinosa guerra civile del Novecento, che non si è neanche mai conclusa, siamo in stato di armistizio, non c'è un trattato di pace. Resta il girone, che è composto dai birmani, dagli indonesiani, dai filippini e dagli indiani. L'Indonesia ha una buona squadra e stiamo per conoscerla, ma non si sente pronta. E le Filippine dichiarano una volta per tutte al mondo che saranno anche 1,55 all'epoca di altezza media, ma loro a basket vogliono giocare, non a calcio. L'India si qualifica senza giocare. Eppure però il bussolotto con scritto India c'è al sorteggio in Brasile, nella biblioteca di uno dei ministeri di Rio de Janeiro. E loro non vanno. Ci sarà un motivo. Gli inglesi, piccati, irriverenti e ribaldi come sempre, scrivono, anzi, utilizzano la BBC, quindi la fonte è piuttosto ufficiale, dicendo non hanno una rupia, e questo più o meno è vero, ma soprattutto non vogliono giocare scalzi questi qua, non li abbiamo civilizzati abbastanza. Qualche cosa di vero c'è per forza, ma è possibile che si rinunci a un mondiale soltanto per delle scarpe? No, credo di no. I brasiliani li hanno trattati male, non è vero, li hanno trattati benissimo, gli hanno anche offerto le spese di viaggio, il che rende del tutto impraticabile la teoria che costava troppo andarci. Mettiamola da parte, cosa resta? Ah, perdono lo status di dilettanti, è vero che a Nehru interessava soprattutto l'Olimpiade, ma se tutti i giocatori dell'ES, compreso Puskas, potevano giocare Olimpiadi e Mondiali, è evidente che uno status alternativo lo si trova sempre. E allora, quale potrebbe essere la spiegazione? Non ce n'è una, ma c'è un sospetto che venendo qua a controllarlo diventa qualcosina di più. Gli indiani si ritirano immediatamente dopo il sorteggio. Ma che cosa è successo a quel sorteggio particolare che viene sempre trattato troppo poco? Nella biblioteca di uno dei ministeri di Rio de Janeiro escono i nomi e loro sono in un girone piuttosto interessante. C'è il Paraguay, c'è la Svezia e ci siamo noi. E la prima partita con ogni probabilità sarebbe stata India, Italia. E a questo punto gli indiani, che hanno fatto 3 giorni di allenamento agli ordini di Mr. Wright, Harry Wright, uno dei migliori allenatori inglesi degli anni 50, quindi per forza avevano delle idee, probabilmente pensano, ah, ma noi quindi dobbiamo probabilmente andare a giocare la nostra prima partita al mondiale contro i campioni del mondo uscenti, anzi bicampioni del mondo uscenti 34 e 38, e se ne pigliassimo 10, e se finisse tutto molto male? Troviamo un sistema per non andarci. E forse è questa la spiegazione del mistero dei fuoriclasse scalzi che non vollero giocare in Brasile. Gli indiani si accorgono pressoché subito di aver commesso un errore capitale non andare a Brasile 50, un errore che probabilmente pagano ancora adesso, anzi, senza probabilmente. Come si esce da un impasse del genere? Ci vuole una grande personalità, un uomo che faccia da traino all'intero movimento. Ce l'hanno! È l'allenatore della squadra della polizia di Hyderabad, che ha dominato la seconda metà degli anni 40. Ha quegli occhi indiani che penetrano. Gli indiani che abbiano 15-80 anni, se hanno quei grandi occhi neri, ti costringono a guardarli e non ti lasciano più andare. Ha una voce soffusa e caldissima che ti avvolge e ti fa arrendere. E ha quel volto macabro da moribondo che piace tantissimo in questa parte del mondo. Ma soprattutto ha un cognome piuttosto importante perché si chiama Rahim, vuol dire che quindi è un musulmano
di quelli che non sono andati in Pakistan, quelli per cui hanno sparato a Gandhi. Deve essere un uomo avanzato perché sicuramente interpreta molto bene i bisogni della sua squadra. È seduto sulla panchina più importante, direi d'Asia, comunque certamente d'India. Ha varie idee, per esempio fa giocare ai suoi dei tornei senza dribbling, si può solo passare la palla. Oppure i tornei a piede meno favorito, se sei mancino devi giocare col destro e viceversa, e se tocchi la palla col piede sbagliato è punizione per gli altri. Per la verità, la federazione non è convintissima. E infatti, vi ricordate Harry Wright, l'allenatore inglese che avrebbe dovuto allenare la squadra del 50? Glielo affiancano continuamente e dicono: Raheem, senta, però lei è indiano, questo è un grande inglese, si faccia guidare da lui, vada a lezione. Sono i giocatori che vanno dai federali e gli dicono: guardate che state sbagliando, quest'uomo, il nostro uomo, ci dà il fuoco per avere coraggio, il ghiaccio per essere lucidi e anche tatticamente è molto meglio di lui. E infatti Wright viene messo parzialmente da parte. Nel 1951 l'India domina la Coppa d'Asia. L'anno dopo Helsinki, le Olimpiadi, e Nehru ci tiene da morire, anche se ha capito che sto calcio funziona, per cui la squadra del 51 lo ha visto alle volte protagonista, è venuto persino in spogliatoio. Il calcio ha troppa penetrazione popolare. Le Olimpiadi di Helsinki sono un disastro. Vengono con le scarpe, e già questa è una notizia. Purtroppo però ci sono anche gli jugoslavi, guidati da un giovane Vujadin Boskov. Risultato: India 1, Jugoslavia 10. Manna dice: colpa mia, non ho saputo dar coraggio ai miei giocatori. In realtà non possono competere. Ma c'è una cosa importantissima, vuol dire che Raheem ha seguito tutto il torneo olimpico, per esempio non ha perso un secondo di una partita della Grande Ungheria, che ha vinto con Puskas in mezzo al terreno. E quindi i suoi giocatori adesso hanno nuove metodologie, nuove idee. È veramente un genio quest'uomo. E infatti alle Olimpiadi di Melbourne del 56 l'India arriva quarta e perde solo con i professionisti di stato dell'est europeo. Orgoglio nazionale. Vanno anche a Roma e il pubblico italiano li adotta. Nel continente asiatico sono la squadra da battere. Vincono praticamente sempre, se non fosse per il figlio del cameriere. Caveat: è una storia orientale, i contorni non sono completamente definiti. E nel sud-est asiatico si gioca più o meno tutti quanti a un gioco che in Indonesia si chiama Sepak Takraw, in Birmania si chiama Chinlong e viene dalla Thailandia. Si gioca con una piccola palla di vimini che resta sempre attaccata al piede. Giocano davanti alle pagode, ma poi è diventato uno sport, specialmente nelle fiere di paese. Alzano la rete da pallavolo e i grandi giocatori sono in grado di schiacciare in rovesciata. A Goa, in Indonesia, c'è un sultano che spesso è triste, lo so, sembra una delle mille e una notte, ma è la verità. Lo consola soltanto un cameriere, che è uno di questi giocatori. Lo chiama e gli dice: fammi due rovesciate, dai. E il sultano si ricolorisce in viso. A bordo campo c'è un bambino che è il figlio del cameriere, si chiama Rusli Rahman. Gli piace quello che fa suo padre, solo che lui avrà il doppio delle qualità atletiche. Terrorizzerà tutte le avversarie asiatiche dalla prima all'ultima. L'India le vincerebbe tutte le edizioni della Coppa d'Asia se non fosse per lui, dice il grande capitano Manna. Per lui, tra segnare di piatto dal limite dell'area piccola o un rovesciata da 20 metri è molto più facile segnare un rovesciata da 20 metri. Sembra un manga giapponese, nasce e muore con i tempi del sud-est asiatico. Infatti, per fortuna, dell'India non c'è alla Coppa d'Asia del 1962. Si gioca a Giacarta in un clima di ostilità fuori dalla norma. India e Indonesia non sono politicamente alla stessa pagina, proprio no. L'India, che è uno squadrone, va in finale. I giocatori vedono Raheem che si avvicina poco prima che entrino in campo e gli dice: ho fatto un sogno, domani voi vi e mi coprirete d'oro. I giocatori entrano in campo piangendo, il discorso è evocativo ma non così tanto da farti piangere, anche quando alzano la coppa stanno piangendo. Sanno benissimo che il cancro alla gola che affligge il loro allenatore glielo porterà via entro pochi mesi, e con lui se ne va il calcio indiano, che cade in un sonno lungo e profondo, narcolettico, da cui non si sono svegliati nemmeno oggi. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows.
knows what I'd be without you. I successivi 60 anni del calcio indiano sono sinceramente poca cosa. Spicca qualche personaggio, per esempio Bhutia, un centravanti, segna tantissimi gol per una buona squadra e ferma l'India allorché balla sotto le stelle. Vi lascio immaginare che cosa sia quello show in questo paese. Vijayan, il suo compagno di linea, questa sì che è una storia indiana contemporanea di quelle che lasciano il segno. Viene da uno dei peggiori slam di Calcutta, come oggi va chiamata Calcutta. È uno di quei giocatori che non dovrebbero esserci. Vendeva le bibite allo stadio, si innamora del gioco, ne diventa un protagonista e la sua storia è talmente unica perché viene da una delle caste più basse dell'India che è semi-irripetibile, tant'è vero che Bollywood, sketch musicali compresi, ne ha fatto un film. Entrambi sono stati in lizza per il premio Arjuna, l'arciere infallibile. Mentre noi in Europa amiamo parlare di palloni d'oro, scarpe d'oro, bombere, cannonieri, qua quando vogliono premiare un grande atleta gli danno il premio dell'arciere infallibile. È interessante perché Arjuna è il protagonista di uno dei momenti più alti della poesia mondiale, non necessariamente indiana. All'interno dell'inarrestabile Mahabharata c'è una parte, anch'essa molto poetica, che si chiama Bhagavad Gita. Quel libro è stato sul comodino di Gandhi e di tutti i grandi induisti di questo paese, ma non soltanto, in tutto il mondo. È veramente uno dei punti più alti della poetica mondiale. Avatar del Vishnu, Krishna, si manifesta sulla terra come auriga ed è il cocchiere di Arjuna, che domani dovrà combattere la battaglia decisiva contro i suoi cugini. Il poema è lungo, Quello che Arjuna si sente dire da Krishna è la base etico-filosofica dell'induismo e lo è da quando quel poema, migliaia di anni fa, è stato scritto. Nel frattempo gli inglesi sono tornati qua, nel subcontinente indiano, e ci sono tornati da protagonisti, ma non belligeranti. Nel 1967 a Bangor, in Galles, Maharishi Mahesh Yogi, straordinario guru della meditazione trascendentale, ha un audience piuttosto interessante. Ci sono gli Stones, Marianne Faithfull e tanti altri. E ce ne sono quattro che sono particolarmente interessati a quello che lui ha da insegnare. Infatti, l'anno dopo, arrivano a Delhi e si trasferiscono a Rishikesh, un ashram, un luogo di meditazione e preghiera, che oggi è totalmente in rovina. Sono i Beatles. Tutti quelli che hanno amato i loro pezzi musicali si ricordano il Magical Mystery Tour, col sitar che crea quelle atmosfere abbastanza uniche nel loro periodo musicale, secondo me di maggior splendore. Avevano talmente tanto impatto sulla gioventù mondiale ed europea in particolare, che in tanti abbiamo cercato di imitarli. Per esempio, qualcuno ha chiesto ai propri genitori se per Natale gli regalava quella meravigliosa giacca nera col collo alto che appunto in Italia impropriamente chiamavamo guru. Qualcuno. I Beatles, dopo la meditazione, tornano nel loro mondo tradizionale, anche a Delhi si mettono a bere come hanno bevuto tante altre volte e ordinano qualcosa che abbia a che fare con l'India. Tanti anni prima, quando per la profilassi malarica bisognava dare ai pazienti, e ce n'erano tanti, del chinino, lo si addizionava a dell'acqua minerale. Il sapore però restava estremamente amaro, finché un soldato che aveva bisogno della profilassi disse: e se ci aggiungessimo un goccetto? Non sapeva di aver inventato il long drink più famoso della storia, il gin tonic, l'ultimo contributo del Raj all'umanità. Ho la sensazione però che non lo vendano allo Stadio Nero di Delhi, dove stiamo andando per il capitolo finale. On the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Da dov'è che siamo partiti? Ah sì, un bambino a Calcutta nel 1877.
calcia un pallone che gli è rimbalzato davanti da una zuffa con palla, quello che lui credeva fosse una partita di calcio, prima di sapere che quello era lo sport della sua vita e dei suoi compagni di classe, perché li convince a fondare probabilmente la prima squadra di sempre nel subcontinente indiano. Un po' più a nord, nel Kashmir, dove abbiamo incontrato un gruppo di giovani bramini che non volevano calciarlo il pallone, perché per le loro credenze religiose, palesemente impuro. E siamo finiti qui, nel grande stadio nero, a Delhi, la capitale dell'India. Guardatelo, ha un volume che assomiglia a quello del primo Maracanã. Ma basta guardare il campo per intendere che questo posto non è stato pensato per il calcio, questa circolarità ci fa pensare che sia stato pensato per il cricket, lo sport del subcontinente indiano, anche perché qui, se possono, una contraddizione, di sicuro non se la negano. Eppure c'è qualcosa di affascinante nel venire a vedere una partita di calcio in questo paese, ed è il pubblico. È un pubblico di 20 anni di media, che ha poco, diciamo non molto, e a cui basta poco per entusiasmarsi. Una genuinità, una semplicità, una spontaneità da altri tempi. Siamo venuti a vedere una partita di una lega che è appena nata, una scommessa. Perché questo succedesse bisognava che ci fosse una serie di congiunzioni astrali e gli indiani la volta celeste la scrutano da centinaia e centinaia d'anni in maniera estremamente attenta. Nel 2010 si sono messi insieme due gruppi. Avevamo bisogno che ci fosse un miliardario e c'è. Si chiama Mukesh Ambani, ma non è semplicemente un miliardario, è l'uomo più ricco d'India perché la sua società energetica è leader di settore nell'intera Asia. E ci voleva un gruppo di management sportivo di alto livello e con visione mondiale, e ce l'abbiamo, si chiama IMG. E probabilmente c'era qualcuno incaricato del progetto che alle spalle aveva un grafico con delle grandi impennate. Era il numero di giovani indiani che stanno guardando il calcio in questo momento. Si calcola che agli ultimi mondiali fossero sintonizzati 155 milioni, ed era un numero che avevano già raggiunto durante l'inverno per la Premier League, e questo è un numero che non esiste, non ce n'è un uguale al mondo. Ecco perché tutti vogliono venire qua. C'è venuta la Major League Baseball, forse avete visto un film su Sky, Million Dollar Arm, un reality show da cui due giocatori di cricket vengono fatti diventare due giocatori della Major League. La storia ha un po' di zucchero a velo, ma è basata su un fatto reale. Ci continua a provare da almeno 5 anni l'NBA, che darebbe ma talmente tanti di quei dollari per trovare uno di 2 metri, ma anche meno, che corra, salta, sappia passare un pallone, magari masticare un chewing gum, perché a quello offrirebbero subito 15 milioni di dollari, perché per entrare in questo mercato si farebbe qualsiasi cosa. E il calcio? Il calcio ha avuto questa joint venture di qui sopra, che però aveva bisogno di un interlocutore locale, e quindi si è entrati nell'ufficio della federazione. C'erano presidente e vicepresidente, che si chiamano Patei e Dutta, e dall'altra parte c'erano quelli che avevano una proposta da fargli. Che ne dite se rileviamo i vostri diritti di commercializzazione del calcio per una cifra che gli indiani non hanno mai visto nella loro vita, perché come raccontato nella storia di rupie nel calcio non ne sono passate? I due si sono guardati in faccia e prima di cadere dalla sedia sono riusciti a dire sì. Però poi hanno dovuto ammettere: noi siamo onorati di quello che ci state proponendo, ma la I-League, l'Indian League, è una delle peggiori leghe del mondo. Di rupie, come detto, non ce ne sono. Gli stadi sono anche discreti, il pubblico ha anche un minimo di passione, ma tutti i soldi vanno al cricket, che incarna lo spirito dello sport indiano e dall'84 è una lega professionistica con uno dei salari medi più alti del mondo. Ok, faremo un tentativo con i vostri, con i club di cui vi abbiamo parlato in questa storia. Ma la federazione di Calcutta, in un paese federale così potente, dice che no, non vuole vedere gli americani che dirigono, ci pensano loro, orgoglio indiano. E allora gli americani, insieme al miliardario, vanno altrove e creano questo. È un campionato professionistico, ha 8 squadre. Hanno venduto le franchigie a 20 milioni l'uno e le hanno vendute in un attimo. Hanno bisogno di un gruppo di indiani che siano in campo sempre e comunque. E hanno fatto un draft, come si fa in America. Le scelte, un pool di giocatori da cui le squadre hanno determinato chi poteva e chi non poteva giocare. Possono mettere in campo fino a 6 stranieri a partita, anche se possono averne sotto contratto di più. E hanno chiamato in giro per il mondo della gente, ambasciatore fanciullo, come il nostro Alessandro Del Piero, e tanti altri italiani che hanno voluto venire qua a giocare, perché c'è qualcosa di affascinante. Ma non finisce qui. Ci sono anche delle squadre europee
che sono così interessate al progetto da aver mandato uomini e soldi. Per esempio, l'Atletico Madrid, quella che ci ha creduto per primo. E poi il Feyenoord, che è collegato alla squadra di Del Piero, che tra l'altro è di proprietà di una grande televisione che riprende tutto quanto. E infine la nostra Fiorentina, che innerva il Pune. E ci siamo, ci siamo. Adesso tocca a loro. Perché nel 1950 avrebbero potuto diventare la prima nazione asiatica a giocare da nazione libera, perché le Antille olandesi, al di là della figuraccia, libere non erano, nel 38 in un mondiale di calcio. E all'ultimo momento non ci sono andati. Adesso, parafrasando un famoso discorso del loro presidente, quello storico, Nehru, è arrivato il momento di onorare gli impegni. Chappa chappa chale khachale.